anni fa Roberto Rubino e Piero Minniti ponevano il problema della qualità e del miglioramento soprattutto delle condizioni, degli aspetti sanitari degli allevamenti, oltre che della qualità della razza. Dottor Vito Pochicchio, lei è il capo del Dipartimento Sanità Animale dell'azienda sanitaria di Potenza. Qualche risultato si è ottenuto, ci sono ancora molte criticità da superare. Buonasera a tutti. Intervento perché sono arrivato in ritardo, quindi scuse, finisco per scolparmi abbastanza presto e veloce, anche perché c'è il mio assessore Pietro Martano che sicuramente potrà dire più cose. Prima però di dire, consentitemi, qualità e razza. Abbiamo detto 40 anni della saga. Io voglio soltanto ricordare che dall'87 Filiano per alcuni versi è stato veramente una sorta di scuola riguardo all'allevamento dei capelli. La legge 27, che pure ha fatto tanto bene agli allevatori distribuendo farmaci e assistenza tecnica, è nata a Filiano. Lasciamo stare se dietro una tesi o con l'aiuto di professori universitari, ma è nata sulla spinta di quelli che si fanno nella storia, così come altri. Allora, io non voglio contraddire l'amico Giovanni, anche perché solitamente lo devo dire, mi vanta, dice che Vito parla bene, però c'è qualcosa, Giovanni, che diciamo, i dati e la realtà, che è quella della banca dati nazionale, quindi regionale, fanno essere, meglio, sono un tecnico, un po' meno entusiasta delle cose che tu sei ultimamente hai detto. La prima classe di età dei nostri allevatori in Basilicata non è quella di me, 30, 40, 50, 60, eccetera. È da 51 ai 61, la seconda è da 61 ai 71, ma non è questo. È cambiato molto a Filiano rispetto a 40 anni fa, rispetto all'87, Giovanni. Io dico che quello che è cambiato a Filiano è cambiato anche sull'intero territorio della provincia e quindi dei 33 comuni. Prima di arrivare alla qualità, Donato, c'è un'altra piccola questione che io sento dire in parte al Presidente Furina, che va detto, sulla questione di visione fra produttore e consumatore, fra filiera corta e grandi mercati. Io credo che una delle strade possa essere quella che il consumatore debba essere una sorta di produttore aggiunto, cioè se il produttore sta bene, guadagna, io che sono un consumatore, sono più tranquillo, sono più sicuro che non imbroglia il consumatore, mi dà materiale diciamo di prima qualità e non usa prodotti negativi per se stesso. Per fare questo mi occorre una formazione immane, perché oggi il consumatore non conosce quello che è. Ci sono tantissime ricerche, tantissimi articoli sui giornali, ma in sostanza il consumatore disconosce quello che mangia. Qualche anno fa a una scuola da Vigliano i ragazzi hanno disegnato, Luigi Giugale l'ha visto perché poi questa scuola è stata nel suo allevamento, hanno disegnato le capre e le pecore e hanno disegnato le capre con quattro capezzoli. Io appena sono arrivato nel corridoio, gli insegnanti erano felicissimi, entusiasti, perché poi l'abbiamo fatto anche questa forma col compensato. Dico scusate, c'è un problema, ma che abbiamo fatto anche i capezzoli, non sono quattro, sono due le capre. Cioè, voglio dire. Dove poi nell'azienda Luigi abbiamo scherzato, nel mondo eccetera, occorre molto, non è facile fare subito la comparazione, produzione e finisco con qualità e razza, è vero, quello che dice Giovanni Samena, è cambiato in meglio e oggi sul territorio non di Filiano, non di 33 comuni, ma dell'intera provincia e quindi possiamo dire, non fare torto all'assessore, anche alla provincia di Matera, sull'intera regione, le razze, la razza ovina che c'è da noi sono notevolmente migliorate, soprattutto riguardo la questione alimentare. Prima noi avevamo razze ovine che se non andavano a pascolo del turbino, diciamo che era tutto molto più difficile. Un fatto negativo, va bene, no, per la qualità del formaggio tu sì.
Era veramente qualcosa di... Io ricordo i primi tentativi fatti qui a Figliano con Piero Minniti di migliorare la razza. Si pensava quelli dalla carne, tutti si ricordano il famoso di Francia, cioè sicuramente il miglioramento dal punto di vista della razza è stato significativo. Rispetto alla qualità, ci sono dei termini che vanno, diciamo, un tantino presi con le pinze. Un prodotto è di qualità se rispetta alcune caratteristiche, non sempre. La qualità, diciamo, solo perché aspetta le caratteristiche, un prodotto può essere di qualità. Nel caso del pecorino di Figliano, io lo voglio ricordare, è possibile oggi continuare a fare il pecorino perché c'è una legge, che è la numero 1 del 99, assessore, tutti e due, dal 99 ad oggi, non sono passati 40 anni della sagra, ma sono passati diversi. Io credo che il pacchetto IGE 852, 853, 854, 882 per i tecnici lascia intravedere delle autostrade per mettere mano alla legge 1 del 99, allora assessore all'agricoltura Vito Di Filippo, e consentire, allargare le maglie a quelle che sono le questioni igienico-sanitarie che per alcuni versi bloccano e allontanano, fanno perdere questo sì, entusiasmo agli allevatori, perché quando dicono vengono da noi e noi qualcuno di noi gli dice quello che deve fare, questo si mette allarga le mani, dottore, lasciamo perdere. No, secondo me ci sono le possibilità e il pacchetto in Cina ci va a dare questa possibilità di rimettere mano alla legge 1 del 90. E questo male lo si può fare. L'ultimo accenno, si è detto prima che vanno negli allevamenti polizia, NAS, forestale, eccetera. Azienda sanitaria, è vero. Noi da parte nostra come ASP abbiamo fatto un protocollo di intesa per rispettare quello che l'assessore ci ha indicato nell'ultimo piano sanitario, criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e abbiamo detto in un'azienda, piuttosto che sia un ristorante o una pizzeria o un allevamento, se ci deve andare il Dipartimento di Salute e Collettivo Umano e il Dipartimento di Sanità e Benessere Animale, ci mettiamo d'accordo, andiamo una volta sola e andiamo insieme. Naturalmente io ve lo devo dire, quante chiamate ho al giorno di tutti gli organi, dottore, ci dai i dati? Allora, prima hanno voluto in AS il numero degli allevamenti e gli indirizzi, poi la provincia, la prefettura, ha voluto conoscere l'assessore il numero degli allevamenti con un numero di capi maggiore a 100 dei bovini e maggiore a 500 dei caprini, a 3.000 suini, per contrastare il lavoro nero. Poi me l'ha chiesta la polizia provinciale per verificare l'emissione in atmosfera. Questo è vero, oggettivamente questi allevatori, il mondo agricolo è in un certo qual modo compresso da una serie di, diciamo, di soggetti, ultimamente la forestale, il corpo forestale dello Stato. Sul mio tavolo ci sono circa nell'ultima settimana 72 verbali che vanno da 1.000 fino ai 13.000 euro dei poverini Enzo Massari, di guardie verticali, che non so se nella sua vita ha mai visto 13.200 euro. Solo perché 7 suini non erano, diciamo, marchiati in modo più. Questo è vero, secondo me le associazioni di categoria, le OPA cosiddette, hanno un ruolo importante nel rendere ridotto anche gli allevatori circa le modalità con le quali bisogna allevare. Certo, io credo che la strada, Giovanni, maestra da percorrere, rimettere mano, rivedere, anche sentendo gli allevatori, il mondo, il cosiddetto la condizione primaria, alla legge 1 del 99 e allargare le maglie che pure il pacchetto igiene permette, consente. Spero di essere stato preso. Fermo restando il prerequisito igienico-sanitario, certo, perché nella salute non c'è una... Aprirei il dibattito, però il tempo non ce lo consente. Soltanto un'eccezione, vorrei fare un intervento di un minuto, ha detto Paolo Carbone della CIA, non dello spionaggio, Confederazione Italiana Agricoltori. Prego, ma due minuti. Sono sempre abbastanza sintetico, anche perché il Presidente mi ha dato l'incarico e non posso venire in meno. Mi ha incaricato di venire di parlare a suo nome, non potevo farlo per me, anche per le cose che, interessanti che ho sentito. Siamo alla
40esima sagra, io me ne sono perso solo qualcuno. Le ho vissute sin dall'inizio, sin da quando si muoveva i primi passi del popolino di Filiano. Non mi pare che, come dire, sia cambiato moltissimo lo scenario. Anzi, devo dire, ahimè, qualcosa è cambiato, ma è negativo, nel senso che gli allevatori vanno diminuendo ogni anno sempre di più. Io non so quanti espositori ci sono stasera. Dalle quarantina di qualche anno fa, 40, 45 di qualche anno fa. Ma se continuiamo così, dottor Bocchicchio, se avremo ancora 26 registri da compilare tutte le mattine, 26 registri, noi invece di fare i pastori facciamo gli scripacchini, inguacchiamo le carte tutte le mattine, finiremo per abbandonare, finiremo per fare qualche altra cosa, di iscriverci nelle liste di collocamento a fare i disoccupati. Non è possibile 25-26 organi di controllo. No, dalla ASL, forestale, vigili del fuoco, tutti. 7 sono quelli che riguardano la sanità, c'è tutto il resto, la sicurezza, ce ne sono 24-25. Tutti i giorni stiamo lì, per cui c'è bisogno di molta più attenzione. Assessori, siamo in una fase di, dovremmo cominciare a pensare alla prossima programmazione, 2013-2020. Stiamo attenti questa volta, non fare il PSR che abbiamo fatto nel passato. La politica si riprendesse in mano di fare le scelte, di fare scelte in questa regione, di fare attenzione all'agricoltura, di decidere la politica cosa deve fare. Se non ci tengono all'agricoltura, se la politica non sta bene, facciamo altro, però ce lo deve dire la politica. Non facciamo il copia e incolla che è stato fatto nel passato del PSR, facciamo delle scelte, decidiamo quello che dobbiamo fare. Se decidiamo di tenere l'agricoltura, non la possiamo tenere in queste condizioni, anche perché fra qualche anno gli agricoltori spariranno e quindi non ci sarà più niente da programmare. Grazie. Quando dobbiamo fare un'intervista noi giornalisti al sindacato siamo sempre terrorizzati. Devi intervistare CGL, CISL e UIL. Avendo parlato la CIA, deve parlare anche la Confapre, e con molto piacere gli do la parola al presidente regionale Nicola Menichino. Sono veramente grazie dell'invito, anche perché l'amico Rocco Bocchicchio, vicepresidente della Covaglia di Basilicata e di Vigliano, mi ha voluto qui stasera proprio per ricordare il sindaco che 40 anni fa, Luci, che è una parte della Copacri, 40 anni fa l'Unione dei Coltivatori Italiani ha iniziato la 40esima sagra, perciò sono voluto venire a essere presente qui stasera proprio per ricordare questo e per sottolinearlo, cioè siamo partiti 40 anni fa e siamo ancora qua, a questa memoria del passato, ma dobbiamo ricordare sempre, guardare il passato per vedere quello che è successo, ma guardare sempre il futuro. Io non voglio... perché chi mi ha preceduto già ha detto più sia in positivo che in negativo. Giovanni ha voluto toccare il discorso dei giovani, ma il Presidente poi ci ha un pochino tirati via. Noi dobbiamo guardare i giovani, purtroppo non possiamo fare a meno di agricoltura. Lo dicevo l'altro giorno, senza l'agricoltura, senza il volano principale che è l'agricoltura nel nostro territorio, basta venire da queste parti, girare con la macchina, senza l'agricoltura questa regione non ha nulla. Non guardiamo la Fiat o il salottificio dall'altra parte, non c'è più niente di Fiat, perché se non ci porta la nuova Punto qui in Basilicata, assessori, noi non avremo neanche più quella. Non abbiamo più i salotti, non abbiamo più la corsetteria. Che abbiamo? Abbiamo il pecorino di Figliano. Il pecorino di Figliano è una risposta,
Questa deve essere la nostra risposta. Perciò la tipicità, i nostri prodotti, allora dobbiamo puntare su questo, sui giovani, questa grande bella cosa che può essere i giovani con i prodotti. È vero che abbiamo tantissimi problemi, e abbiamo dei problemi, ogni giorno affrontiamo i problemi, però siccome siamo di testa dura, il mondo agricolo è di carattere forte e come tale vuole ottenere gli obiettivi, assessore, diamo forza con gli ultimi bandi che abbiamo programmato, vediamo di arrivare con una programmazione, consumiamo tutti i soldi della vecchia programmazione e vediamo, mettiamoli in campo, così possiamo dare quella risposta che il Presidente ci ha chiesto, ma il mondo agricolo ci chiede tutti i giorni. Grazie. Abbiamo la conclusione che la faranno i due assessori, l'assessore Martorano per la sanità e l'assessore Mastro Simone perché l'assessore al settore. Dottor Martorano, sembra che salga forte l'esigenza di allestire un tavolo tecnico per quanto riguarda il regime, per mettere insieme anche questi tanti organi di controllo, per dare un po' di ottimismo e di speranza agli allevatori. Sarà possibile in tempi brevi. Ma, buonasera a tutti, io chiedo scusa per aver raggiunto il tavolo con un po' di ritardo. E per me è un'occasione questa, diciamo, particolare, perché naturalmente il tema della sanità in questa circostanza è in una occasione così importante come la 40ª sagra del pecorino di Filiano, diciamo, entra per una porta diversa da quella che solitamente è abituata a trattare, diciamo, il sistema sanitario. Io naturalmente mi atterrò nel mio brevissimo intervento alle questioni che attengono appunto la tutela della salute animale, della salute umana e quindi anche le questioni che mi paiono abbastanza emergenti che sono state poste dai alcuni relatori, ma che mi pare di capire siano particolarmente sentite un po' da tutti gli allevatori, i produttori, da voi tutti. E qualche brevissima riflessione. Io credo che questo sistema produttivo ha una valenza economica, storica, culturale che merita tutta l'attenzione non solo di chi, come in questo caso Rosa Mastro Simone, si occupa tutti i giorni di agricoltura, ma merita l'attenzione di tutti coloro che a vario titolo, e quindi anche il sistema sanitario per la parte che gli compete, se, diciamo, per il sistema di relazioni che deve avere con questo sistema produttivo. Io penso questo, che i controlli, se sono svolti con competenza, con intelligenza e con capacità di interpretazione delle norme, non in maniera diciamo così squisitamente burocratica, ma per andare al cuore dei problemi e quindi per svolgere quella funzione che ogni norma chiede al controllore, cioè quello di garantire il rispetto sostanziale delle norme. Io credo che questa attività debba essere considerata da tutti, dai consumatori, dai produttori, da chi è controllato e da chi è controllore, come un presidio, una garanzia e quindi anche un elemento di forza dal punto di vista della tutela del prodotto finale e quindi della sua capacità di essere riconosciuto dal produttore e dal mercato come un prodotto sicuro, sicuro in tutta la sua filiera, dalla fase, diciamo, di produzione fino ad arrivare alla fase della vendita, della commercializzazione. Questa filiera e questa garanzia su tutta la filiera fa di alcuni prodotti in Italia, io non li cito ma voi li conoscete benissimo, un punto di eccellenza e di garanzia che consente a questi prodotti tra l'altro di essere collocati sul mercato a condizioni particolarmente significativi dal punto di vista economico, perché tutti
i consumatori, tutti noi, riconosciamo in questi prodotti la qualità, la garanzia di questo prodotto. Quindi da questo punto di vista io mi sentirei di dire che il sistema dei controlli è un sistema a tutela di questa filiera. D'altro canto non posso non comprendere le difficoltà dell'essere costantemente oggetto di controlli da più parti, da più organismi, da più autorità che spesso forse ancora non sufficientemente si coordinano, perché il dottor Bobicchi ha detto molto bene, noi abbiamo, ci siamo dati una regola, ma all'interno del nostro perimetro sanitario e del loro perimetro aziendale. È un po' più complicato e forse ancora non del tutto realizzato un sistema di coordinamento multiorgano, se potessimo in qualche modo definirlo così. E questo è un elemento che sottopone delle realtà produttive anche molto piccole, dove probabilmente il produttore è la stessa persona che poi governa l'attività amministrativa, poi presidia il controllo degli aspetti formali, che quindi evidentemente genera delle difficoltà. Io leggo questa loro istanza non come un volersi sottrarre ai controlli evidentemente, ma una istanza che chiede al sistema dei controlli di tener conto delle difficoltà organizzative quotidiane, se vogliamo. In questo senso io credo che noi abbiamo il dovere di raccogliere questa istanza e di portarla forse anche, Rosa, ad una riflessione interdipartimentale che ci possa forse aiutare a coordinare le diverse valenze sanitarie per quello che riguarda la sanità, ma più in generale la tutela del mondo produttivo e del mondo agricolo. Io da questo punto di vista mi sento di poter dare una piena disponibilità in questo senso, e credo che il lavoro che i servizi veterinari fanno costantemente a tutela del benessere animale e quindi delle filiere produttive debba essere considerato un valore aggiunto di questa regione e di questo sistema sanitario. Detto questo però, se come mi pare di capire emerge qui una istanza più strutturata e più precisa di porre mano a questo sistema dei controlli, quindi a farne oggetto di una riflessione con le organizzazioni, io per la parte che mi riguarda, ma credo che Rosa non avrà certo opinione diversa, possiamo metterci al lavoro e valutare insieme se ci sono delle ulteriori azioni da porre in essere per una maggiore garanzia dei prodotti e anche una semplificazione dei rapporti con tutti i produttori. Bocca al lupo. Prima di procedere alla cerimonia di consegna di alcuni attestati, delle targhe ricordo ad alcune persone, affidiamo le conclusioni di questo interessante convegno all'assessore regionale all'agricoltura Rosa Mastrosi. Innanzitutto grazie per l'accoglienza che ci avete dato e per averci ricordato che c'è qualcuno tenacemente che crede nelle cose che fa da 40 anni. Cioè essere qui ad una sagra che si ripete per il suo 40esimo non è una cosa che capita tutti i giorni. E quindi ringrazio ovviamente e saluto con affetto il sindaco Nella per averci invitato. Saluto anche gli altri che sono intervenuti, ma anche molti che ho visto nel pubblico, soprattutto impegnati a dare più vigore a un settore che comunque, al di là del pessimismo espresso questa sera, io credo sia il settore trainante della Basilicata, e non lo credo soltanto in virtù di un'intuizione, ma in virtù di dati precisi. E il presidente Zucale, che ha lui ha una vive di una nostalgia che però non deve essere tale, perché il passato non sono nostalgico. Il passato è positivo e io credo che bisogna
valorizzarne il meglio nel presente e soprattutto cercare di realizzare ancora di più nel futuro proprio in virtù di quello che è il bello e il buono che è stato realizzato. Il pecorino di Figliano è chiamato il parmigiano del sud, questo lo sappiamo, no? Però c'è una difficoltà reale. Se noi andiamo nelle rivendite delle grandi distribuzioni organizzate, anche nelle nicchie dei prodotti tipici, perché parliamo di un don, non troviamo il pecorino di Figliano. Ma non perché non lo troviamo, perché non riesce a sfondare sui mercati oppure non riesce a piacere, ma perché abbiamo comunque un quantitativo di prodotto annuale molto basso rispetto a quello che può essere poi utilizzato per far sì che venga conosciuto e quindi per far sì che sia il volano ancora più forte dell'economia e dell'occupazione, non solo di quest'area, ma soprattutto dei 30 comuni che in qualche maniera vengono rappresentati in forma cooperativa. Quindi tutto quello che è utile realizzare, io credo deve andare nella direzione non soltanto di incentivare coloro che hanno operato per anni in questo settore con grandi sacrifici, perché ha detto bene il rappresentante della CIA oggi, lavorare in questo settore è per alcuni non invitante, perché è richiesto un grande sacrificio, un grande impegno, soprattutto non c'è una certezza di guadagno molte volte, c'è un prezzo sempre troppo flessibile al ribasso del latte, si cercano sistemi attraverso cui congelare o rendere in qualche maniera più garantito il guadagno, ma rimangono le molteplici difficoltà legate a un settore che in qualche maniera affascina anche i nostri giovani. Perché mi spiace smentire una dichiarazione che non ricordo chi ha fatto di coloro che mi hanno preceduto. Noi abbiamo fatto negli ultimi decenni una serie di bandi per favorire l'insediamento dei giovani in agricoltura. Molti si sono insediati, hanno intrapreso pur senza nessun aiuto, e di questo dobbiamo dare atto. Molti altri hanno potuto anche giovarsi e beneficiare di un contributo finanziario che in qualche maniera è stato erogato attraverso la regione con i fondi comunitari. Ebbene, noi dobbiamo dire che ad oggi purtroppo per quelli che sono stati finanziati, io ritengo che siano stati ben pochi quelli che meritavano, quelli che hanno beneficiato di contributi. Non dimentichiamo che quando facciamo un bando per il primo insediamento partecipano migliaia di giovani e noi riusciamo a finanziarne sempre al massimo 60-70, perché l'impegno finanziario che diamo non è irrilevante. E l'attenzione che noi diamo oggi, io credo la dobbiamo continuare a dare, soprattutto nei confronti di quelle generazioni che hanno anche un know-how, una formazione, una conoscenza del settore che li rende anche più edotti nello scegliere le colture, le attività, le produzioni, e quindi che puntano alla qualità e puntano anche a sistemi di produzione che in qualche maniera ne agevolano e riducendogli i costi. Allora abbiamo una serie infinita, e ve lo posso garantire, di giovani lucani che partecipano o che comunque si avviano verso questa professione, ma che hanno che portano con loro non soltanto i terreni ereditati dai genitori, portano una conoscenza profonda. Ci sono agronomi che non fanno soltanto i consulenti, ma che hanno una tale passione per cui diventano imprenditori agricoli. Se nel tempo si è passati dalla denominazione di zappatore a coltivatore, siamo arrivati adesso a parlare di imprenditori agricoli, il motivo c'è. E vedete che non è vero che non c'è redditività in agricoltura, la redditività c'è il grande sacrificio, ma bisogna crederci. E quello che dobbiamo lanciare da Figliano è proprio questo,
puntiamo sulla qualità e i giovani, anche il laureato in economia e commercio, non è vero che non può trovare spazio in un'azienda agricola, perché in un'azienda agricola che funzioni, vi garantisco che in Basilicata ce ne sono, perché ci sono aziende agricole che hanno 70, 100 operai non stagionali, fissi, annuali, e lì, voglio dire, serve che ci sia anche una mentalità economica specifica, e quindi anche il laureato in economia può lavorarci. Può lavorare anche l'educatore, abbiamo lanciato l'idea delle fattorie didattiche, ha detto bene il presidente Folino. Oggi purtroppo, vuoi per la crisi, vuoi anche per il fatto che si è andati sempre lontani, e quindi c'è una maggiore ricercatezza di quei luoghi che sono piuttosto vicini, che lontani, da andare a visitare, andare ad esplorare, andare a studiare. Le fattorie didattiche, la multifunzionalità delle aziende agricole le ha rese non soltanto il luogo dove si produce il pomodoro, la melanzana, eccetera, oppure dove c'è l'allevamento dei suini, degli ovini, dei capelli, li ha resi dei luoghi attraverso cui riscoprire le nostre origini, la nostra ragione di vita, perché qualcuno l'ha detto prima, io non ricordo esattamente chi, ma voglio sottolineare un dato: il problema vero di noi lucani in un territorio vasto che si dice dispersivo, ma in effetti è affascinante proprio per il fatto di non essere così tanto densamente popolato e quindi per gran parte ancora vergine, sta nel fatto che noi prima non crediamo più nei nostri prodotti. Prima, fino a qualche decennio fa, ciascuno di noi, attraverso il nonno, il papà o in maniera diretta, aveva il proprio orticello. E quindi, a prescindere dal fatto che faceva l'avvocato, il medico, il poliziotto, eccetera, aveva comunque l'orticello da curare, e quindi durante l'estate, in questo periodo, era lì intento a realizzare la passata di pomodoro oppure a consumare il prodotto tipico. Oggi in Basilicata, così come accade altrove, ma in Basilicata più che altrove, siamo abituati ad apprezzare il Renzi dell'agricoltura, voglio dire quello che viene da fuori, quello che troviamo facilmente impacchettato oppure affettato nel supermercato. E quindi noi, come genitori innanzitutto, non siamo degli educatori sopraffini quando proponiamo ai nostri figli il Galbani affettato per quanto buono, no, ma è più semplice, è più comodo, è più igienico e anche meno dispendioso, perché tu hai le 5 fette, appunto sono quelle che ti servono tutte fatte. Può essere che noi abbiamo anche l'esigenza di realizzare un percorso di questo tipo che guardi lontano, e quindi il consorzio di tutela dovrà preoccuparsi anche di realizzare una maggiore presenza, anche più stuzzicante per gli acquirenti nei vari mercati, anche sotto forma di queste pillole che servono, perché purtroppo nella vita si sa, così come per i consumatori, dei quali noi facciamo parte, molte volte anche l'occhio vuole la sua parte, no? Allora, dobbiamo crederci prima noi. Io non ho mai visto, io consumo il pecorino di Figliano perché lo conosco da anni, ma attraverso i miei genitori, attraverso i miei nonni, che era un prodotto prelibato che si veniva a prendere qua di proposito. Però le mie figlie non conoscono il pecorino di Figliano. Non so se riesco a essere chiaro, ma questo accade per me, accade per ciascuno di voi. Quanti di Figliano consumano il pecorino di Figliano? Se andiamo a fare una media, la cosa è preoccupante, perché vuol dire che ci deve essere prima la consapevolezza e la volontà da parte di noi consumatori lucani di apprezzare e consumare il prodotto lucano. Ma non perché il prodotto lucano è lucano, tutto e basta, e noi dobbiamo cercare di promuoverlo perché fa parte della nostra economia anche considerata. Ma perché noi sappiamo la bontà delle terre e delle piante di cui si nutrono gli allevamenti, no? Si parla del pecorino Figliano che ha un particolare sapore perché gli allevamenti si nutrono di timo, di finocchietto selvatico, di origano, eccetera.
quanti di noi sono nelle condizioni di dire guarda assaggia, senti il profumo che ha questo formaggio, ai nostri figli, in maniera educativa. Quindi dobbiamo realizzare insieme, in questo io sono convinta e quindi mi adopererò, un'azione di promozione del prodotto all'interno della nostra regione, nei territori che lo producono. Dopodiché è chiaro che questa cosa non può andare da sola, ma andrà in parallelo con una promozione che deve essere realizzata in ogni dove. Tra qualche settimana realizzeremo un evento che richiama tutti i ristoratori lucani nel mondo. Non sono pochi, parliamo di migliaia. Sapete che significa poter realizzare non una vetrina, non ci serve la vetrina, a noi serve soltanto che il prodotto sia prodotto e quindi sia venduto, perché è chiaro che se c'è richiesta ci sono più imprenditori che avranno l'interesse a legarsi, a collegarsi e a realizzare il percorso per la produzione di pecorino. Viviamo. E noi a questo dobbiamo arrivare. Ha detto bene il dottor Samela, abbiamo approvato il progetto integrato di filiera che riguarda il settore caseario, lattiero caseario, ma ne abbiamo approvati tanti altri. Pensate, dal mese di giugno alla fine di luglio noi abbiamo approvato in maniera definitiva PIF per un valore di 96 milioni di euro, cioè non è che stiamo parlando di noccioline, 96 milioni di euro per garantire un passaggio più stretto, più forte di filiera tra produttore, colui che trasforma il prodotto e colui che lo vende, per abbreviare la filiera, per creare un rapporto tale per cui non c'è il guadagno per il produttore che è un terzo rispetto a quello che fa il commercializzatore, perché ci sono degli incentivi per realizzare dei luoghi per la stagionatura, per realizzare quel contratto, quell'intento forte che rende più stabile il guadagno di chi in effetti ha il primo anello della catena della filiera, che è quello che sopporta i costi più forti, più alti. Anche quello di consentire una produzione che sia quantitativamente ma soprattutto qualitativamente superiore. Io sono convinta e vi posso dire, ne è convinto il governo regionale, che il settore agricolo è stato e sarà il futuro di questa nostra regione. Collegato al turismo? Sicuramente sì, perché la tanta gente che viene qui, che si ferma da noi, che apprezza i nostri prodotti, lo fa con tale entusiasmo per cui ogni anno porta con sé qualche altra persona che è riuscita a stuzzicare, è riuscita a incuriosire. Di qui a breve verranno lanciate delle nuove occasioni, io parlo di occasioni importanti per i produttori, per il mondo agricolo e, perdonatemi, per coloro che oggi lavoro non ce l'hanno, che non chiamo disoccupati, ma che chiamo potenzialmente in grado di realizzare sviluppo per la nostra regione. Oggi non è più il tempo di cercare il posto, oggi è il momento di cogliere le occasioni e di inventarsi. E inventarsi in una terra come la nostra non è difficile. Partiranno di qui a qualche settimana una serie di iniziative importanti per i giovani. Abbiamo lanciato qualche settimana fa, è stato pubblicato su Bull, immagino oggi, il bando sulla biodiversità, di cui parlava il sindaco, fondamentale per difendere anche quelle che sono le caratteristiche del nostro territorio in termini anche di produzioni. Verrà rilanciato ovviamente il pacchetto giovani 112-121, siamo in procinto anche di consentire un miglioramento dei servizi nelle aree rurali, perché anche di questo si è parlato, dottor Zucale, l'ho sentita. Allora, per quello che mi riguarda, per quello che possiamo fare, per quello che è stato programmato quando è stato definito il PSR, noi faremo degli interventi e dei bandi che vanno nella direzione di dare a maggiore sollievo a coloro che vivono in campagna e che hanno difficoltà a raggiungere i centri abitati, maggiore sollievo in termini anche di servizi educativi, maggiore sollievo in termini anche di ripristino delle strade rurali.
E qui io credo che di qui a breve riceverete delle comunicazioni importanti, perché abbiamo pacchi e pacchi di richieste da parte dei comuni. Sappiamo quanto è importante che coloro che vivono nelle aree impervie non soltanto debbano essere accompagnati, quindi non lasciati soli nelle attività che svolgono, ma devono anche avere dei comfort e anche un'accessibilità strutturale che deve loro consentire di non sentirsi esclusi dal resto della comunità. E quindi quando parliamo di queste occasioni parliamo di altri milioni di euro che la Regione Basilicata di qui a breve mette a disposizione di questo settore a cui ci tiene molto e a cui non farà mancare il suo sostegno. Vi ringrazio molto e grazie al Sindaco di Figliano, spero che i prodotti e in particolare i DOP pecorino di Figliano arrivi in quantitativi non diciamo altissimi ma tali da poter far sì che la nostra regione attraverso Figliano venga sempre più apprezzata e conosciuta in ogni dove come merita. Grazie. Procediamo un attimo alla consegna delle targhe ricordo. La prima la consegna il sindaco Peppino Nella al figlio di Peppino Summa. Prego. Alla memoria del professor Peppino Summa, con tenacia e dedizione ha ideato la grande manifestazione che dal 1972 si è migliorata negli anni. Grazie al suo impegno e dalla sua instancabile opera, il pecorino di Figliano ha varcato i confini regionali e nazionali conquistando. Ecco qua. Assessore Marconano consegna adesso una targa al dottor Roberto Rubino. Con stima e riconoscenza per la notevole guida lungo il corso degli anni, sin dalla nascita della manifestazione. La terza targa la consegna l'assessore Mastro Simone al dottor Piero Minniti. Con stima e riconoscenza per la notevole dedizione finalizzata al miglioramento della razza ovina nel nostro territorio. Ecco qua, grazie. Poi verrà recapitata una targa a Mario Truffelli, con stima e riconoscenza per aver dato lustro a Figliano con i suoi incomparabili servizi radiotelevisivi diffusi nelle numerose edizioni del nostro tradizionale evento. Questa targa verrà consegnata successivamente. Adesso ci sono dei premi da consegnare a coloro che nel 1972 hanno preso parte alla prima manifestazione della Sagra del Pecorino di Figliano, che sono questi signori che preghiamo poi di accomodarsi qua i presenti, chi è che è assente poi provvederemo a consegnare. Donato Colangelo Belvedere, Donato Telesca Canestrella, Angelo Telesca Canestrella, Giuseppe Rinaldi, Capanne Rinaldi, Vito Mancini, Carpini, Donato Mancini, Carpini, Camillo Mancini, Carpini, Domenico Antonio Pace, Carpini, Domenico Summa, Casenove, Giuseppe Summa, Casenove, Vito Donato Petruzzi, Casone Terazzi, Vito Sabato, Casone Terazzi, La Rossa, Vincenzo, Cucchiarone, Domenico Mecca, Don Ciccio, Domenico Nolè, Dragonetti, Donato Pace, Dragonetti, Canio Bochicchio, Fontana Guarana, Donato Sant'Arsiero, Forcillo, Vito Santoro, Chiasti, Domenico Sant'Arsiero, Grottone, Canio Colangelo, Latte, Agostino Galasso, Lella, Vito Galasso, Lella, Vito Galasso, Lella, Salvatore Letizia, Masseria Letizia, Domenico Letizia, Masseria Letizia, Nicola Maria Santoro, Eredi, Masseria Santoro, Eredi Gennaro Santoro, Masseria Santoro, Eredi Domenico Antonio Santoro, Masseria Santoro, Eredi Giuseppe Zaccagnino, Mecca di Nardo, Eredi Donato Guglielmi, Pantoni di Riccio, Nicola Caraffa, Scalera, Leonardo Mecca, Sterpito di Sopra, Pietro Mecca, Sterpito di Sopra, Canio Mecca, Sterpito di Sopra, Eredi Francesco Antonio Carriera, Sterpito di Sotto,
eredi Antonio Sabato, Stelvito di Sotto, eredi Vito Sabato e Sabato Antonio, Stelvito di Sotto, signor Paolo Mecca, Stelvito di Sotto, Andrea Mecca, Stelvito di Sotto, Canio Verrastro, Baccaro. E poi, per quanto riguarda i caseifici, eredi caseifici o Pace Vincenzo, Rione Pace, eredi caseifici o Pace Giuseppe, Rione Pace, caseifici o Covidio Vincenzo, Inforte, eredi caseifici o Maio Donato, Masseria Maio Scalera, e caseifici o Caraffa Vito Scalera. Grazie per la partecipazione. I presenti che ho chiamato possono avvicinarsi a ritirare. Se non ballati buono, non pegato non ve sono. Se non ballati pulito, non pugato non potevo. Show, 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 quante ben maneggi so. Show, 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 quante ben maneggi so. E se non lo scrivi buono, non te canto e non te sono. Se non lo scrivi pulito, non tu canto e non tu dico. Show, 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 quante femmine ci sono.